La Divina Commedia raccontata attraverso ritratti attuali. Il progetto artistico messo in piedi da Alessandro Sarti con il comune di Pontassieve nelle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante. Tra le persone immortalate anche Antonio Mazzeo. Dopo un anno di stop ritorna la Sagra della Porchetta a Monte San Savino. 3 giorni di eventi per celebrare un prodotto unico e vanto per tutto il territorio. De Robertis ha vinto il lavoro di squadra. La commedia in carne e ossa, la scommessa vinta da Alessandro Sarti, che nel libro fotografico Nel mezzo del cammin ha proposto una collezione di tavole viventi, con persone e ambientazioni reali, in una rilettura attualizzata e storica al tempo stesso. Tra i 67 protagonisti anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Questo è un modo per raccontare in forma diversa il sommo poeta, per avvicinarlo a tutti, e lo facciamo avendo chiesto il volto anche a tanti toscani famosi. Il volume ha anche una finalità benefica. I fondi raccolti saranno destinati a un progetto culturale in favore del Banco Alimentare di Pontassieve. È un libro che nasce proprio per rendere omaggio nei 700 anni dalla morte di Dante e lo ha voluto fare attraverso la cosa più semplice, l'immagine fotografica, il corteo storico di Pontassieve, che è una identità fra i tanti cortei della Toscana, ha voluto raccontare questa storia. È un modo originale perché i protagonisti sono i cittadini di Pontassieve, le belle facce, i personaggi particolari, ma tante personalità del mondo dello sport, della cultura e delle istituzioni fiorentine, anzi toscane. Lo abbiamo fatto mettendogli in posa attraverso alcune terzine che sono riportate nel libro e la tavola vivente, cioè l'illustrazione di questo libro abbastanza originale, è realizzata appunto dalle persone. Ovviamente è stato abbastanza difficoltoso dover rivestire di foggia un po' strana questi personaggi con gli abiti del momento, ci siamo presi alcune licenze poetiche, ma è un libro davvero originale e particolare che vede raccontare il barcone di Caronte sul fiume Acheronte attraverso i nostri renaioli, il barcone dei renaioli capitanato da Marco Castaldi e dalla loro associazione, così come negli scorci e nei luoghi particolari all'interno del castello di Castellonchio, siamo in pieno medioevo. Ha un modo diverso per attualizzare la Divina Commedia, consentitemi di ringraziare davvero Alessandro Sarti per il suo dinamismo, per averci creduto dall'inizio, per ringraziare il fotografo Stanzucci, ha fatto delle foto davvero molto 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 belle e questo è un modo per raccontare in forma diversa il sommo poeta, per avvicinarlo a tutti e lo facciamo avendo chiesto il volto a tanti toscani famosi, quindi grazie anche a chi si è reso disponibile per questa iniziativa benefica, perché ogni iniziativa benefica deve avere le istituzioni al proprio fianco. Compito delle istituzioni, ho sempre detto, è quello di sostenere chi è più in difficoltà, di sostenere chi con fatica è vicino agli ultimi e questo va esattamente in quella direzione. Noi, come sapete, abbiamo messo in campo tantissime iniziative per i 700 anni della morte del sommo poeta, in particolare voglio ricordare il Consiglio solenne che avrà luogo venerdì prossimo e non solo, voglio anche ricordare una splendida installazione che in questo momento è ad Arezzo e poi sarà a Pisa a partire da sabato prossimo, che è l'Avatar di Dante. Insomma, da un lato l'Avatar, dall'altro l'attualizzazione attraverso queste fotografie, diamo il senso di come si possa riportare nell'attualità i grandi messaggi che Dante ci ha mandato 700 anni fa. Il comune è tra i grandi artefici del progetto culturale, realizzato con i costumi del corteo storico di Pontassieve. Nell'occasione di un anniversario abbiamo la possibilità di fissare questo importante evento attraverso un excursus di immagini bellissime che ritraggono tanti cari amici del nostro territorio.
ha affermato il sindaco Monica Marini. A prestare il volto a questa iniziativa anche Cristina Manetti, presidente del museo Casa di Dante. È davvero una bella occasione, questa mi fa veramente molto piacere essere qua per la presentazione di questo volume, di questo testo che appunto è nell'occasione di un anniversario importantissimo e abbiamo la possibilità di fissare questo importante evento attraverso un excursus, diciamo, di immagini bellissime che ritraggono nostri tanti cari amici del nostro territorio e del nostro comune. Quindi grazie ad Alessandro Sarti possiamo, ed a Palmiro Stanzucci naturalmente, possiamo avere la possibilità di aver fissato, insomma, queste immagini, attraverso queste immagini bellissime, questo importante anniversario. Quindi è per me un onore, un piacere, anche perché, come sappiamo, questo volume sarà dedicato a un'iniziativa benefica, l'aspetto che poi rende ancora più bella questa pubblicazione, quindi sappiamo che i proventi di questo volume saranno dedicati a finanziare i banchi alimentari del nostro comune, che sono portati avanti dalle associazioni del nostro territorio, del nostro comune. Sono molto felice di questa iniziativa per due motivi, cioè doppiamente felice. Intanto ringrazio Alessandro Sarti che quando, insomma, si mette d'impegno riesce sempre a fare cose molto belle e che coinvolgono sempre tante persone, quindi insomma ha veramente complimenti. Sono felice perché questo volume, peraltro bellissimo, ci permette in questo anniversario speciale, i 700 anni della morte di Dante, di trovare l'occasione di rispolverare alcuni dei versi più belli del libro, di uno dei libri più letti del mondo, che è la Divina Commedia, e gli dà il volto moderno delle persone di oggi, quindi come dire, lo riattualizza e lo immerge nel presente. L'altro motivo per cui sono contenta è perché lo fa a scopo di bene, perché il ricavato, sappiamo, va al Banco Alimentare di Pontassieve, quindi è un'occasione che unisce, diciamo, l'aspetto culturale all'aspetto benefico. Quindi complimenti davvero e possiamo essere felici di questo bellissimo libro. Nella sfilata di volti anche quello di Cristina Cidini, presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno, e dello storico Luciano Artusi. Dante nella sua Divina Commedia parla con le anime, quindi con i defunti, e lui questi defunti li mette in carne e ossa e li fa vedere, quindi non è più un'immaginazione, ma ci fa vedere questi avvenimenti che sono citati nella Divina Commedia. E questa per me è stata veramente un'idea geniale. Alessandro non è abituato a stupirci: una volta fa il regista, una volta fa lo storico, una volta fa la presentazione di quadri, gallerie, eccetera. Per cui non mi sono stupito più di tanto. L'invito di Alessandro Sarti a partecipare a questa avventura straordinaria mi ha molto lusingato e divertito, e l'ho accolto volentieri, anche conoscendo da tanti anni l'impegno di Alessandro Sarti in vari campi della cultura e la sua creatività inesauribile. E quindi ho accolto questo invito e ho indossato con grande divertimento i bellissimi panni messi a disposizione dal Corteo Storico di Pontassieve per interpretare Cunizia dal Romano, una donna forte, una sorella del famigerato, oltre che famoso Ezzelino dal Romano di Treviso, andata in sposa al signore di Verona per far la pace tra due famiglie, una sorta di Montecchi e Capoleti del loro tempo, che poi però si è trovata al centro di avventure turbolente, da un rapimento ad altri amori, ed è andata in paradiso più che sessantenne. Quindi un buon, come dire, un buon viatico, un buon auspicio anche per me che ho raggiunto una certa età. E quello che il libro dimostra, anche grazie alle bellissime fotografie di Stanzucci, è che davvero in ognuno di noi sono sepolti dei lineamenti antichi, un DNA remoto che ci fa essere oggi dei contemporanei, ma che può saltar fuori in tutta la sua potenza evocativa non appena un costume riporta la figura a un'epoca passata. Porchetta, che passione, soprattutto se si può gustare in una delle capitali di questo famoso preparato, Monte San Savino.
Da oggi, venerdì 10 settembre, fino a domenica va in scena la 57esima edizione della Sagra della Porchetta, dopo un anno di stop. Eravamo preoccupati perché erano state annullate tantissime sagre. Invece gli organizzatori, la Proloco, tutti quelli che credono in questa manifestazione, hanno dato il meglio di sé, garantendo la sicurezza dell'evento, ha affermato Lucia De Robertis, consigliere regionale. Una ripartenza sottolineata anche da Marzio Pagliai, vice sindaco di Monte San Savino. Eravamo molto preoccupati, dico la verità, perché ne sono state annullate moltissime, invece gli organizzatori, la Proloco, insomma tutti quelli che credono in questa manifestazione hanno dato il meglio di sé mettendo in sicurezza, quindi anche quest'anno potrete assaggiare un'eccellenza del nostro territorio in sicurezza, però mantenendo quel il fil rouge che fa essere la promozione del territorio anche attraverso le sue eccellenze culinarie, quindi vi aspettiamo alla Sagra della Porchetta. Un termine molto usato in questi ultimi tempi, resilienza, credo che la 57esima edizione della Sagra della Porchetta sia l'esempio del fatto che stiamo ripartendo con tutte le difficoltà, con tutti i controlli, con tutte le attenzioni del caso, ma stiamo ripartendo e la Sagra della Porchetta è una tradizione così importante e così radicata nel territorio che è, credo, l'esempio del fatto che nuovi tempi stanno arrivando e stanno arrivando tempi di maggiore tranquillità. Certo, ci saranno controlli, ci saranno verifiche, ci saranno tutte le attenzioni del caso. Il 10, l'11 e il 12 di settembre, però gli stand saranno aperti, sia pure in forma ridotta, sia a pranzo sia a cena, e quindi credo che sia un appuntamento importante, un appuntamento che rende onore ai nostri macellai, che rende onore alla Proloco, che è sempre una punta di diamante dal punto di vista organizzativo, e che noi come comune riteniamo essere essa stessa nel suo complesso una punta di diamante di tutto l'anno e di tutta la struttura del paese. A spiegare le ragioni del successo di questo evento e anche dell'unicità del prodotto valdarnese sono intervenuti poi Aldo Iacomoni, storico macellaio, e Tiziano Cungi, consigliere della Proloco. Purtroppo l'anno scorso non abbiamo potuto fare questa sagra, però quest'anno ho visto si sta aprendo abbastanza bene, allora che con i dovuti modi, con le sue distanze e mascherine si può partecipare e fare questa 57esima sagra della Porchetta. Abbiamo una ricetta tramandata da tanto tempo e la custodiamo in un modo geloso, però ha un sapore tutto suo. Noi si parte dalla qualità del maiale, la cottura tassativamente cotta a legna. Gli aromi sono quella ricetta particolare che dà questo lustro a questa benedetta porchetta. Noi quest'anno ci siamo prodigati in tutto e per tutto per riuscire a fare questa 57esima sagra della Porchetta, coinvolgendo sempre i nostri macellai, che senza la loro forza non riusciremo noi a fare questo evento. Diciamo, differente dalle altre sagre, quest'anno avremo un exploit di panini gourmet, tutto a base di porchetta con vari prodotti locali nostri. Questa è la nostra differenza della Sagra della Porchetta di quest'anno. È stato difficile molto organizzarlo proprio per via del Covid e tutte le nostre normative. Avremo una sagra con Green Pass, quindi potremo entrare solamente negli stand con il Green Pass. È per questo che abbiamo optato di non fare, come tutti gli anni, una cucina dove c'era il ristorante, dove la gente si poteva mettere a degustare la porchetta anche con un bel piatto di altri prodotti tipici. Ma sarà solo ed esclusivamente panini gourmet. Thank you.